Bella raga, io sono Flame e bentornati, siamo qui oggi ragazzi su Minecraft Pocket Edition, che non facevo veramente da tantissimo tempo, anche perché come vedete ragazzi quest'oggi l'uso da smartphone per la prima volta. Normalmente lo utilizzavo su un emulatore ma è esploso. Ragazzi, voglio quest'oggi mostrarvi una creazione molto figa, dove poter nascondere appunto ragazzi tutte le cose preziose di valore che abbiamo, in modo da non essere svaligiati. Dipende ragazzi, potete utilizzarlo per nascondere qualcosa, farci non lo so l'ingresso di casa vostra, qualsiasi cosa vogliate. Ma prima di iniziare ragazzi, non so se vi invito a lasciarci un pollicione in su, che quest'oggi potreste lasciare con l'orecchio una volta fatto ciò, commentateci qua sotto con scritto Dottor Scotti. Grazie Jerry. Cominceremo col creare la nostra porta nascosta. Porca troia, siamo già invasi dalle pecore, dai maiali. Signor equino, si levi dalle palle. Via, signor ciuco, se ne vada, basta. Allora ragazzi, come prima cosa dovremmo avere una superficie abbastanza larga, perché dovremmo creare tre, chiamiamole vasche, tre vasche vuote, una al centro più piccola, quella ai lati leggermente più grandine. La prima dovremmo farla, allora, larga 2 e lunga 5. Ragazzi, facciamo una roba del genere. È tantissimo che non uso più, ragazzi, non ho più la sensibilità che avevo prima. Siamo i buchi come le talpe. Facciamo un buco qui, un buco qua, un buco qui. Stesso procedimento, qua al fianco ragazzi, saltando un blocco, però stavolta sarà larga 3. Signor porcello, se ne vada. Ha detto vada via, ma... la griglia e le salsicce. Allora facciamo lo buco di qua a me, andiamo a fare un altro buco. Facciamo buco qui, qua stessa cosa di quella appunto alla nostra destra. Successivamente fatte queste vasche ragazzuoli, dovremmo procedere col posizionamento dei pistoni appiccicosi, ragazzi, i nostri bene amati, tanto belli pistoni appiccicosi, che metteremo in questo modo. Allora tiriamo via questo così riusciamo a posizionarlo meglio. Devono essere rivolti appunto verso la terra. Mettiamo uno qua, ne mettiamo un altro qui, ne mettiamo un altro successivamente qui e un altro lo mettiamo qua. Voilà, perfetto. Adesso andiamo a mettere di nuovo il blocco di terra qui. Facciamo la stessa cosa anche dall'altra parte. Signor pollo, prima il maiale, poi lei. Se mi saltano qua dentro ragazzi faccio una strage. Voilà, perfetto. Tappiamo anche questo e direi che al momento ragazzi ci siamo. Come vedete deve risultare così. Successivamente arrivati a questo punto dovremo andare a posizionare le scale. Esatto ragazzi, facciamo la scalinata per andare verso il basso. Prima di posizionare la scala però faremo un buco profondo 2. Via questo e via questo qua. E posizioneremo qua sotto al suo posto due pistoni appiccicosi in questo modo. Deve risultare una roba del genere. Arrivati a questo punto prendiamo dei scalini ragazzi di legno. Usate il legno che volete, in questo caso io ho la betulla. Ne posizioniamo uno qua e uno qua. No, perfetto. E ragazzi procediamo. Signora pecora se ne va dalla macello io. E facciamo così appunto andando verso il basso. Quindi tiriamo via questi. Ragazzi state attenti a non distruggere i pistoni. E metto appunto altri due scalini. Uno qua e ne mettiamo un altro qua. Ragazzi facciamo tutta la scalinata per quanto è lunga appunto la lunghezza della nostra vasca. Qua facciamo un doppio buco, tiriamo via questo e mettiamo uno qua e uno qua, posizioniamo gli ultimi gradini. Voilà, ok, possiamo dire che è praticamente finita la nostra scalinata. Questo dopo andremo a creare la porta e tutte le varie cose, ma arrivati a questo punto ragazzi dovremmo cominciare a creare il meccanismo di redstone per far funzionare questa porta. E lo credo bene. Facciamo un buco ragazzi largo 4, profondo 2 qua dietro, senza distruggere i pistoni mi raccomando. Uno qua, facciamo un bel buco, un buco qui, no porca troia, comincio già a fare troppi buchi così, ok. Poi volendo potremmo già allargarlo ragazzi, ma facciamo le cose per grade altrimenti non ci capiamo niente alla fine. No che cazzo sto facendo, fermati un attimo lì. Ok, prendiamo ragazzi un blocco di assi. Perché clicca a caso. Prendiamo ragazzi appunto un blocco di legno, lo mettiamo qua come ho posizionato questo qui, e successivamente ci servirà una torcia in redstone. Andremo a posizionare appunto attaccato al nostro blocco di assi appunto di quercia. Dopodiché andremo a fare un buco qua di fianco al pistone, non semplice così. Prenderemo la redstone e faremo una sorta di scalinata, uno qui e uno qua. Attiveremo il pistone così quelli appiccicosi si andranno ad agganciare alla scala superiore. Arrivati a questo punto ragazzi dobbiamo allargare qua dietro, perché dovremo posizionare un ripetitore di redstone. Posizioniamo qua il ripetitore, dovrei averlo, sì ce l'ho. Lo mettiamo qua ragazzi con insomma la levetta rivolta verso l'alto. Gli diamo 3 colpetti. Dopodiché andiamo ad allargare la stradina per andare verso appunto i nostri pistoni. Facciamolo tipo larga 2. Senza voler ho messo questo qua ragazzi che comunque ci vuole. Quindi già che ci siamo lo mettiamo. Gli diamo 3 impulsi. Ok, tiriamo via la pioggia perché non ci vedo veramente niente. Pioggia se ne vada per favore. Sarà Archelimor. Ok, grazie mille. Facciamo un buco qua, che andiamo appunto a fare il gradino per poi collegarci ai pistoni. Facciamo la stessa cosa da questa parte. Perfetto, raga, deve risultare una roba del genere. Già che siamo arrivati a questo punto, mettiamo, visto che ormai li ho già messi tutti in questa zona, mettiamo un altro ripetitore di redstone su questo lato qua, con la levetta rivolta verso il centro sempre, esatto, senza dare alcun impulso. Ragazzi deve rimanere
unicamente così. Passiamo appunto col cominciare a dare la redstone ai nostri pistoni. Dobbiamo fare innanzitutto una pista che parte da qua. Fa così, così. Una sorta di L, no raga? Una sorta di roba del genere. Mettiamo qua, raga, vado piano perché so che distruggo ogni cosa. Dopodiché posizioniamo 4 ripetitori in questa zona. 1, 2, 3 e 4. Al primo, ragazzi, non diamo nessun impulso, mentre al secondo diamo un impulso. Al terzo ne diamo 2 e all'ultimo ne diamo 3. Facciamo la stessa cosa dall'altra parte ed è pronto, ragazzi, anche questo lato. Adesso dovremo andare a collegarli al nostro ripetitore centrale, insomma questo ammasso di ripetitori. Poi ovviamente prima dovremo mettere un ripetitore qua in cima. Diamo, ragazzi, 3 impulsi. Mettiamo il ripetitore qua in cima con 3 impulsi anche lui. Prendiamo la redstone e poi ci andiamo a collegare appunto con il ripetitore centrale e poi proseguiamo fino a congiungerci con gli altri. Perfetto, ragazzi, il meccanismo è quasi pronto. Successivamente dovremo metterne un'altra qua che si va a collegare a questo ripetitore e un'altra goccia qua sul fianco che si va a collegare a quest'altro. Deve fare una sorta di catena. Arrivati a questo punto, ragazzi, ombre, cosa potremmo far? Potremmo anche già testarla perché dovrebbe già funzionare. Volevo fare prima il buco di sotto, ma casomai, ragazzi, ho sbagliato qualcosa, mi salta per avere tutto mentito. Dovrebbe funzionare così. Contiamo 3 dalla parete e appunto nel terzo andiamo a fare la stradina per poi far attivare il nostro meccanismo. Poi raga, potete mettere la leva dove volete, io la metto qua. Dovrei aver fatto tutti i collegamenti fatti bene, eh? Dovrebbero andare tutti bene così. Arrivati a questo punto, quando noi andiamo a tirare la leva, guardate cosa succede. Per favore non la rompere, voilà. Olè, come vedete appunto si è chiusa la nostra porta. La scala è scesa con i primi pistoni appiccicosi e gli altri hanno eseguito la chiusura completa appunto senza aver blocchi in mezzo. Veramente tanta tanta roba. Signora pecora, no, per favore se ne vada di lì. Facciamo così, ragazzi, come vedete appunto ritorna aperta. Vada via, ho detto! Arrivati a questo punto, ragazzi, ovviamente non possiamo avere una casa con una parete senza un buco, altrimenti dove dormiamo? Sulle scale. Cominciamo, ragazzi, con lo scavare la nostra caverna, perché appunto dobbiamo nascondere i nostri preziosi, i nostri tesori, non lo so. Mia madre. Facciamo uno scavo, ragazzi, tenendo comunque presente che a 2 dalla distanza delle scale, appunto qua, andremo a creare il meccanismo per poi riuscire ad aprire la porta anche da dentro. Io, ragazzi, consiglio una cosa, per non sbagliarsi, insomma, e non fare un buco esagerato. No, basta, perco, se ne... la uccido, se ne vada via. Il punto dove dovremmo uscire, ragazzoli, è esattamente qua. Quindi io vi consiglio di fare già un buco qua sotto, bello profondo, detto uno, già un buco bello profondo qua sotto, così sapete quando fermarvi quando andate avanti dall'altra parte. Poi dovremmo esserci, torniamo giù a scavare e dovremmo arrivare tranquillamente nel nostro punto senza doverci imbarbagliare appunto andando avanti fino in Cina. Quello è il punto dove dobbiamo salire. C'è una stradina profonda 2 che arriva appunto, che si andrà poi a congiungere alla nostra leva per l'ingresso, appunto, che fa partire tutto quanto il meccanismo. Facciamo una roba del genere, 2 giù, ancora così. Facciamo la strada per la redstone con un buco qua, ne mettiamo un altro qui, mettiamo 6 gocce di redstone, già che ci siamo. Poi mettiamo un ripetitore qua, tipo, facciamo una roba del genere. Scendiamo, mettiamo un ripetitore senza alcun impulso. Andiamo giù di altri 2, altri 3, possiamo fare anche 3. Facciamo una roba del genere. Prendiamo un altro ripetitore e lo piazziamo qua. Successivamente procediamo con le nostre gocce di redstone, perché dovremo andare appunto ad alimentare il collegamento sotterraneo. Lanciamoci di sotto, che tanto ormai qua in cima non serviamo più niente. Mettiamo un'altra goccia qua che va a fare appunto la stradina verso il basso. Un blocco qua sotto che andrà appunto ad accogliere la redstone che viene dall'alto. Così, perfetto. Scendiamo giù qua, teniamo un ripetitore, lo mettiamo in questo modo. Mettiamo una goccia di redstone qua. Prendiamo un blocco, lo mettiamo qua. Deve salire la pista di redstone sopra questo blocco, lo mettiamo qua in cima. Mettiamo un altro blocco qua, perfetto. Ne mettiamo un altro qua, prendiamo la leva, mettiamola qui, perfetto. Ragazzi, guardate cosa succede se andiamo a tirare questa leva. Voilà, la nostra costruzione si chiude e siamo appunto al sicuro all'interno della nostra, diciamo, non lo so, grotta sotterranea, chiamiamola così, casa nascosta, non lo so, tunnel del tesoro. Possiamo mettere 2 belle torce in redstone per fare la cosa più epica. Prendiamo 2 bauli, facciamo una roba del genere. Ragazzi, abbiamo la cesta del tesoro qua sotto. Guardate quanto diavolo è figa, ci sta veramente un sacco. Potete farci la vostra casa, non ho idea. Quando volete uscire, tirate semplicemente la leva, la porta si apre e voi riuscite a uscire senza alcun minimo problema. Allora, ombre, dunque, andiamo a chiudere. Lasciate aperto, ragazzi, la zona della leva, altrimenti se la perdete so cazzi. Poi ok, potete fare anche un gradino e tenerla più in alto, così non dovete per forza andare a mettere le mani in un buco. Ovviamente non potremmo farla più interrata, altrimenti si vede il buco comunque dell'entrata. Dovremmo per forza costruire una sorta di montagna, diciamo terrosa. Ok, ci siamo, ragazzi. Potrebbero sembrare 2 nuove montagnole. Poi ovviamente potete modellarle, tipo, che ne so, mettere un po' più di terra qua, tipo fare una roba del genere, non lo so, con gli angoli leggermente più strani. Comunque, ragazzi, tirando questa leva, ok,
Perfetto. Raga, come notate appunto, si apre la porta, possiamo andare sottoterra, abbiamo tutto il nostro tesoro nascosto, in questo caso è vuoto perché siamo dei barboni. Poi tiriamo la leva, qua si chiude e possiamo tranquillamente trasformare in un mausoleo e creparci dentro. E niente ragazzi, questo è tutto per quello che riguarda questa costruzione. Provateci ragazzi, vi ricordo di dirmi se siete riusciti a farla o meno. Così è tappata, adesso vi faccio vedere anche l'altra che c'ha il meccanismo ancora aperto. Da questa parte ragazzi c'era quella che avevo già fatto appunto per vedere il caso ci fosse qualcosa che andasse storto. Comunque il meccanismo è questo qua, così nel caso vi foste persi qualcosa potete vederlo meglio. Io comunque ragazzi termino qui questo video, spero che vi sia piaciuto e se così fosse vi come sempre lasciate un bel pollice come tiro. Vi ricordo di iscrivervi al canale se volete, trovate tutti i soldi là sotto in descrizione, nei commenti come al solito. E che dire, qui da Flame, da ragazzi una nostra costruzione veramente molto figa dagli animali molesti. Quest'oggi ragazzi pecore, porci, pole position per la rottura di palle. Il signore qui non bene o male si è levato dalle palle, quindi tanta roba. È tutto, bella riga. Mi chiamo TJ, he vuelto a mi ciudad. Como se nota que aquí faltaba ya. Casi que no reconozco al barrio. Ha matado a mi madre, balaste el adversario. Voy a vengarla con los Grove Streets. Desde Rider, Big Smoke hasta Sweet. Cárgame mi M16. Voy a matar a todo el que se cruce como lo veis.